smobilitazione, questa è la parola d'ordine, questa è la parola d'ordine, smobilitazione. Adesso vi dico io, senza salvare nessuno stavolta, neanche il mister, perché a tutto deve esserci un limite. Adesso vi dico io cosa è successo in quel famoso colloquio fra la cosiddetta nuova società e la squadra. Altro che voi pensate a fare quello che dovete fare in campo. Del resto, quando uno davanti alle telecamere viene a dirti dobbiamo aspettarci di tutto, ma davvero credete che ai giocatori andate a dire voi pensate al campo, fateci fare il nostro mestiere, il nostro mestiere di liquidatori, il nostro mestiere di liquidatori. Naturalmente in questi momenti si fa fatica davvero a essere razionali, ad usare il cervello. Io la disamina sui calciatori l'ho fatta ieri e non mi va di rifarla. Non sono neanche un fine psicologo, sì, in uno spogliatoio ci sono stato tanti anni fa, un annetto, non è che ho questa esperienza, però io so che quando uno pensa all'amante, pensa al lavoro che sta perdendo, pensa a queste robe qua, la testa, tutto è fuorché sul campo. Però attenzione, sto parlando di calcio dilettantistico. Sto parlando di calcio dilettantistico quando bene o male ci guadagnavi la 50.000 lire a partita, poi c'erano i premi partita di 100-200.000 lire. Queste robe qua sto parlando io, di queste robe qua. Poi arriva un bel giorno che il presidente ti viene a dire amico mio non ci sono soldi, non sappiamo, difatti poi quell'anno lì il titolo sportivo si spostò da Barletta ad Andria in prima categoria, poi ti vengono a dire, cioè, l'attuale promozione, perché ora c'è una categoria in più che è l'eccellenza rispetto ai campionati dilettantistici degli anni 80, diciamo fine anni 80. Quando il presidente viene a dirti amici miei salviamoci perché l'anno prossimo non sappiamo che fine facciamo, lì poi subentra l'orgoglio del calciatore, lì subentra l'orgoglio del calciatore. E se questo orgoglio non c'è, hai voglia a prendertela con l'allenatore tu? A conti fatti in campo ci vanno questi 11 disadattati, questi 11 alienati completamente dalla realtà. Perché questo sono andati a dire Scanavino, Ferrero e compagnia cantante. Signori, giocate, fate quello che potete, chi se la sente rimanga, chi non se la sente, almeno onori il contratto fino a fine stagione e poi ci salutiamo. Questo sono andati a dire, non le chiacchiere che vengono a dirci in televisione col mister complice. E lì ora già mi pare di sentirla l'obiezione, così cosa, ma prende 18, deve rinunciare a 18 milioni di, a parte che non sono 18 milioni, sarebbero 14, però perché il contratto è 7 più bonus, a voi risulta abbia raggiunto i bonus, a me no. Una squadra in smobilitazione sarebbe difficile per tutti. Poi però abbiamo una proprietà e una società che non dicono la verità ai tifosi, abbiamo una tifoseria spaccata, spaccata a tutti i livelli, su internet, allo stadio,
Perché ieri, mentre i distinti fischiavano, le curve continuavano a sbandierare, quasi non gliene fregasse niente della sorte della squadra. Quasi davvero non gli fregasse niente, ma gli fregava solo tenere la testa di Andrea Agnelli a questi qua. Poi vabbè, ci sono i soliti fenomeni che dicono: ma tu sei tifoso di Agnelli, non della Juventus. Sì. Poi sarebbero i cugini proprietari, però vabbè, di questo mettiamo. Noi non sappiamo cosa succede nelle dinamiche tra curve, se questi ci fanno affari, se hanno un accordo con la società, che non posso credere che nessuno della tifoseria organizzata abbia parlato con questa nuova società. Non posso crederci. No, non ci posso credere, perché io una situazioni simili, in scala ridotta ovviamente, le ho vissute nella mia città, e vi assicuro che quando l'aria si fa pesante, i primi a chiedere chiarimenti sono gli ultras. I primi a chiedere chiarimenti sono gli ultras. Poi sta a loro decidere da che parte stare, perché poi ci sono anche realtà dove vedi Bari dove hanno preferito il fallimento a tenersi Matarrese, perché è successo anche questo. Io non so veramente se questa situazione bastarda avrà, non so quando avrà fine questa situazione bastarda. Fatto sta che siamo nella merda più totale. Fra il primo questurino del cazzo che pensa di fare il supereroe, il giustiziere, il Robin Hood, il difensore degli oppressi, ma vaffanculo, è una proprietà inerte, una proprietà che non dà rassicurazioni, una proprietà che si limita a dire: voi fate il vostro, noi facciamo il nostro. No, io ho paura di come voi fate il vostro, io ho paura. E secondo me anche i giocatori in campo non gli sto dando alibi. Questi sono, non voglio dargli alibi per lo schifo in campo. Questa era, per me era e resta, una squadra sopravvalutata, e di molto anche. Non gli sto dando alibi, cioè, ma mettetevi nei panni di questi qua che hanno la possibilità. Chi viene dal Real Madrid, chi viene dal Manchester City, chi viene dal Paris Saint Germain, chi viene dalla Bundesliga e magari ha rinunciato ad andare, che so, a un Bayern o un Borussia Dortmund per venire da te. Cioè, mettetevi nei panni di questi qua, mettetevi. D'accordo, non devono lottare per fare la spesa, ma alla carriera ci pensano, cazzo che ci pensano. Perché quelle sono state le parole di Di Maria. È una situazione strana, ha detto. È una situazione, lo sappiamo, non è che dovevi dircelo tu, Fideo. Non è che dovevi dircelo tu che questa è una situazione strana. Io nel 2006 non ho visto Buffon, Nedved, no, ma lasciamo perdere Buffon, Del Piero. Io non ho visto Nedved, Trezeguet e Camoranesi dire è una situazione strana. Io non mica ce li ho visti di parlare così. Hanno giocato e basta. Nedved più o meno aveva la tua stessa età, caro Fideo. E noi qua invece, ma si discute di Maria. No! A parte il fatto che per me il miglior Di Maria è assente dai campi di calcio dalla decima del Real Madrid, perché a Manchester sponda United ha fatto cagare, a Paris Saint Germain, a parte la Ligue 1, non è andato chissà dove, a parte la Ligue 1. No, perché dobbiamo anche ricordarcelo,
e ultimamente era panchina. Poi quando mi parlano dei due campioni del mondo, sì, sì, sono due campioni del mondo, così come sono due scarti del Paris Saint Germain. Quindi immediat stat virtus. Se poi ci aggiungi questa situazione balorda, ecco le prestazioni di merda in campo. Ma tutto questo perché non hai una società. Non hai una società. Come non ce l'avevi finché c'è stata Andrea, Ma perché noi tifosi sappiamo di sto casino da fine novembre. Evidentemente loro di questo casino sapevano ben da prima. Lo sapevano da molto prima di sto casino. Ecco perché il non rinnovare i contratti e neanche provare a piazzarli certi giocatori, perché metti Cuadrado, Alexandro, se trovi a venderli a gennaio male non ti fa, male non ti fa, che non hanno mercato questi, va bene, ma anche i 10 milioni di euro non penso che non li cavi da vendere questi due qua. Questi manco ci provano, li fanno andare a scadenza, farà andare a scadenza Dybala. Ragazzi, noi abbiamo il paravento, che ce la prendiamo con sto povero Cristo che ha anche lui delle responsabilità. Detto papale papale, io come lui mi sarei dimesso. Ora mi sarei dimesso. Affondateci voi in questa nave. No, perché io già lo so cosa accadrà. Perché adesso si dice non si dimette perché pensa ai soldi. Qualora si dimettesse, ecco il vigliacco è fuggito dalla nave che affonda. Perché queste sono le obiezioni che gli faranno dopo, Queste sono le obiezioni che gli faranno tanti juventini. Perché le conosco queste situazioni. E come la fai, non va bene. Le conosco queste situazioni. Per questo, per molte cose, sto dalla sua parte. Qui nessuno nega il fatto che non è stato capace di amalgamare questa squadra, ma perché questa non è una squadra e non lo è da 3 anni e oltre che non è una squadra questa qui. Perché con Pirlo era una squadra? Lasciamo perdere Sarri, che per me è stata l'origine di tutto. Lasciamo perdere. Chi mi parla dello scudetto di Sarri forse non ha ancora capito che se non ci fosse stato il Covid, quello scudetto non lo vincevi. E quando c'è il Covid, sì, hai battuto l'Inter, ma avevi la Lazio di Inzaghi dietro il culo e avevi perso a Verona, avevi perso in Champions con Lione senza mai tirare in porta. No, perché qua si ha la memoria corta qua. Sembra che tutti i mali nascano da quando è arrivato questo qua. No, i mali c'erano già da prima, che poi lui non ha saputo porre rimedio. Ma io a lui do questa colpa qui, di rifugiarsi sempre dietro le parole dobbiamo lavorare, e di non dire, di non sputare davvero quale sia la situazione, anche se per me ci è vicino a sputare tra i denti il suo malessere. Per me ci è vicino, ragazzi. Le frasi dette ieri sono frasi di uno che sta per scoppiare. Ci fosse una società, non sarebbe stato subito allontanato. Non è per questione di soldi, non date retta alle cazzate, non è questione di pagargli il contratto. Io, come amo sempre ribadire, questi sono quelli che davano 40 milioni all'anno a Vettel, non mezzo secolo fa, 2 anni fa, davano 40 milioni l'anno a Vettel, quindi... E noi si naviga in queste acque qua, ci permettono di fare di tutto. Questi danno soldi in federazione, danno soldi alla federazione, si permettono.
una federazione che si permette di farci di tutto, di penalizzarci in corso della gara, neanche dopo lo scandalo delle scommesse hanno penalizzato la Lazio e il Milan in itinere. Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma per favore. Noi a questi gli permettiamo di farci di tutto. La proprietà, ma anche la società, Andrea Agnelli, se errori ha fatto, io ce ne aggiungo uno, anche se sono convinto che alla fine della fiera questo sarà assolto. Io ce ne aggiungo uno di errori di Andrea Agnelli, che forse è il più grave di tutti. Quando hai visto che i tuoi avversari sono con le pezze al culo e che Gravina cambia le regole in corso d'opera per non far incorrere le società in penalizzazioni, difatti, come dico sempre, guardate la Serie C, e fino a due o tre anni fa, se guardavi a questo punto del campionato la classifica della Serie C, meno 3, meno 4, meno 1, meno 8, meno 10... avevi mezza classifica piena di penalizzazioni, per le varie pendenze. Da quando hanno fatto questa legge non c'è più. E allora dico io, se lui sapeva di essere in dolo, Andrea Agnelli, mettiamo che è colpevole, sapeva di essere in dolo, ma porca puttana, non puoi approfittare. Sì, facciamo sto fatto, però facciamo anche quello che riguarda me. E no. Noi sempre per fare i fighi del bigoncio. Vabbè. E intanto ora c'è smobilitazione, ragazzi, signori. Questa si chiama smobilitazione. Questa si chiama ridimensionamento, delocalizzazione, come cazzo la vogliamo chiamare, chiamiamola. Fatto sta che ci stanno distruggendo una squadra sotto gli occhi con la proprietà inerte, completamente inerte. Questo è quanto. E noi si pensa al gioco, queste puttanate. Oddio, poi è anche vero che dall'etame nascono i fiori, che quel che accade a te oggi per queste vicende qua, un domani accadrà a tutti. Vedi l'Inter col caso Skriniar. Ecco, io ho sempre detto per certi versi di invidiare la curva interista, sapete perché? Perché questi, nonostante lo scudetto vinto, le coppe, hanno avuto i coglioni di andare sotto la società. Zhang, vattene, hanno detto, perché vogliono una grande Inter. Noi invece siamo soddisfatti, e qua la curva, mi spiace, la critico, e qua noi siamo soddisfatti che è saltata la testa di Andrea Agnelli. Bravi. Facile dire, anche in B noi saremo qui. Facile dire. Allora, tu sai cosa mi stai dimostrando? Che dalla squadra non te ne frega niente a te. Tu pensi solo a te stesso. Quello mi stai dimostrando. Facile fare slogan. Facile. Ragazzi, guardare un mezzo stadio che fischiava e mezzo stadio che se ne fregava e applaudiva. Ragazzi, qui non ci siamo. Ma non ci siamo veramente. Cioè, diteci a che gioco giochiamo. Perché per molto, 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 molto meno, ripeto, la Nord dell'Inter è andata sotto la sede a dire Zhang, vattene. Per molto, molto, molto meno. E col resto del tifo idealmente dietro. Poi,
Se per voi il capro espiatorio di tutto deve essere Massimiliano Allegri, io a lui imputo solo una cosa: che cazzo ci resti a fare? Per i soldi? Se lo fai per i soldi, cioè, non posso aver di te un parere positivo. Così come allo stesso tempo non devono avere un parere positivo alla luce anche di quando è venuto fuori dalle indagini le vedove del signor Dybala. Si è visto che uomo è il signor Dybala. Si è visto. No, perché a proposito, quando sento dar colpa all'allenatore e saltare Dybala, io voglio ricordare che Dybala voleva mandarlo via Sarri per prendere Lukaku, e il signorino non vuole andare a Manchester perché si caga sotto, perché in Premier non puoi fare il figo, in Premier ti tranciano. Comunque raga, siamo in fase di smobilitazione e chiacchiere non ce ne sono. Ma davvero non ce n'è solo. Iscriviti al canale.